Mi ha risposto su quasi tutto tranne che sulla campagna acquisti del Milan, però il resto l'abbiamo affrontato. Era mio dovere, ma soprattutto mio piacere, come sono uso fare, cominciare un giro di ringraziamento a prescindere dalle vittorie e dalle sconfitte, però di tutte le regioni che hanno votato settimana scorsa. Ho ritenuto bello partire dalle Marche, che dopo decenni ha scelto il cambiamento, il rinnovamento, il futuro, un cambio di passo con la Parole, con il centrodestra, con una bella squadra. Motivo di orgoglio che la Lega abbia 8 consiglieri, consiglio regionale, quindi questa è gioia ma è anche tanta responsabilità. Poi Francesco, io oggi ho chiamato non solo gli eletti ma tutti i candidati, perché per quello che mi riguarda, per governare bene una terra straordinaria come le Marche, serviranno non alcune decine ma alcune centinaia di persone. L'appello è ai marchigiani che ci seguono tramite i colleghi giornalisti, che se vogliono dare una mano si facciano avanti, perché c'è spazio per tutti, per coloro che vogliono dare una mano, anche per coloro che non hanno esperienze politiche, che però hanno esperienze di vita, di lavoro, di volontariato, di professionalità. C'è una bellissima terra con tante aspettative, diceva il governatore, tante aspettative deluse negli anni passati. Io ero alla fiera della calzatura della pelletteria a Milano lunedì, dove c'erano tantissimi imprenditori artigiani che chiedono quantomeno ascolto e coinvolgimento. Quindi come Lega prosegue la nostra opera di allargamento, di coinvolgimento, che è stata premiata col voto alle liste, e poi ci aspettano non 5 ma almeno 10 anni di impegno. E quindi ci sono alcuni ballottaggi. Domenica prossima so che donne e uomini della Lega saranno presenti a Senigallia, ad esempio, per simbolica per 1001 motivi. Non entro nel merito delle dinamiche della tempistica, le proclamazioni, i ricorsi, la giunta. Noi metteremo a disposizione della Regione Marche le donne e gli uomini migliori in base alle competenze. Non siamo a risico in base al quale voglio X, Y e Z. In base alle donne e agli uomini che abbiamo, che i marchigiani hanno scelto, ci occuperemo di alcuni settori di cui si occupa la Regione. Però, ripeto, sono ben contento di essere partito stamattina presto da Roma. Diciamo che uno dei gap da colmare è quello infrastrutturale, perché fare impresa nelle Marche, fare agricoltura, fare artigianato nelle Marche è doppiamente difficile per le distanze, per le interruzioni, per i mille cantieri, per tutto quello che ne consegue. Bene ha fatto a Parole a partire dal terremoto, e lì secondo me il modello vincente è il modello che passa dai sindaci, il modello Genova. Non è quello il commissario, il subcommissario, il vicecommissario, del nuovo commissario, ma è quello poteri, soldi, capacità di spesa, di progettazione, di apertura dei cantieri ai sindaci. Poi 99 fanno bene, uno sbaglia, quindi in bocca al lupo. Non so, Presidente, se vuoi aggiungere qualcosa, che hanno già chiesto tutto i giornalisti, però qua sia gli eletti, però per me i non eletti sono ugualmente responsabili ed eletti. Quindi hai tutta la squadra della Lega a Genova. Ti ringrazio, volevo ringraziarti perché l'ho ripetuto più volte in questi giorni, in questa campagna elettorale. Veramente ho visto una grande squadra, una grande capacità di fare sinergia, di stare insieme, raccontando a tutti i territori la capacità di immaginare una regione diversa, una regione che si fonda sul merito, sulla competenza, sulla partecipazione, una regione che non si chiude nell'ambito del territorio del centro-est ma sa entrare nelle questioni più importanti. Io vi ringrazio tutti, e condivido anche il principio assolutamente degli eletti ma anche dei non eletti, perché la faccia ce l'abbiamo messa tutti, è giusto che il governo si faccia in maniera ampia e garantita e che ci sia un coinvolgimento anche delle persone che non hanno, per fortuna, per sfortuna, purtroppo i numeri sono quelli. Noi vorremmo un consiglio regionale che avesse tutti eletti, questo non è possibile, però ecco, sicuramente ci prenderemo l'impegno e l'incarico politico e non solo, anche umano, di coinvolgere tutti quelli che hanno dato un contributo determinante, perché il concetto di squadra è un concetto
concetto assolutamente vincente che dobbiamo tenere in considerazione. Grazie per tutto quello che